Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo in un contesto davvero bello e straordinario. Siamo su una terrazza, siamo su una scalinata, siamo in questo momento ospiti che ringraziamo di quella che è la realtà dell'Hotel I Portici di Bologna. Siamo di fatto anche alla Montagnola. Guardate queste bellissime immagini che ci sta regalando la regia, non questa mia ma quella precedente, di quello che è davvero lo spettacolo che ci circonda. È una serata particolare, una serata tra pizza e cocktail, quello lo possiamo dire, ma è una serata per cercare di dimostrare che cosa? Che si può fare la buona movida, si può riqualificare, si possono addirittura tenere i portici puliti. Chi ho accanto a me? Comincio subito da Matilde Madrid, che è capo di gabinetto del sindaco di Bologna. Grazie, buonasera e benvenuta. Vale, eccola qui, vado, passo di qua al prefetto di Bologna, Attilio Visconti, che ringrazio molto, è già stato ospite della nostra trasmissione, lo ringrazio perché siamo venuti sul campo, prefetto. E poi torno subito invece a Rossella Viglieri, che è presidente di Arci Bologna, che hanno attraverso un bando in questo momento la gestione di quello che è il parco della Montagnola. E poi il padrone di casa, che ho lasciato per ultimo, ma è importante, ringrazio ancora per questa ospitalità, che è Riccardo Bacchi Reggiani, insomma, manager di questa bella realtà. Buonasera anche a Riccardo. Posso partire da Madrid? Matilde Madrid, allora, no, nel microfono ognuno, abbiamo diviso tutto ormai, tutto. Allora, diciamo, intanto questo, lo chiamiamo esperimento, questa sfida, in qualche modo è stata vinta, perché alcuni anni fa, lei allora era collaboratrice dell'allora assessore Lepore, oggi sindaco e oggi lei capo di gabinetto, e avete elaborato insieme a Riccardo Bacchi Reggiani un po' una strategia per ridare alla città questo posto, è così? Sì, è così, era in effetti un luogo che non ha nulla a che vedere con quello che vediamo oggi. Oggi è un luogo rinato grazie ad un lavoro congiunto che appunto tiene insieme questa realtà dei portici e tutto quello che vive all'interno del parco della Montagnola, insieme alle realtà associative che l'anima, a partire ovviamente da Arci. E con i portici in particolare, insomma, quando abbiamo conosciuto Riccardo, arrivò con questa pazza idea di, diciamo, estendere l'attività di somministrazione anche in questo bellissimo luogo che ci sta accogliendo, e l'abbiamo accolta con grande favore perché secondo noi era proprio il modo giusto per rendere vitale, vivo, luogo di socialità sana e bella uno spazio come questo, che in quel momento soffriva di problemi anche gravi legati alla criminalità e, diciamo, allo stato di degrado, su cui comunque le istituzioni in maniera congiunta stavano lavorando per riportarla ad uno stato più gradevole. Quindi, insomma, con questo intervento abbiamo proprio messo quasi la ciliegina sulla torta. Quindi Madrid si può fare, è possibile? Ma certo che si può fare, altrimenti non saremmo qui. Prefetto, allora, noi abbiamo appunto, l'ho intervistata nel suo splendido palazzo, diciamo, in un luogo tranquillo e protetto. Qui siamo in un luogo che oggi è tranquillo e protetto, però questa collaborazione tra l'istituzione pubblica, tra il privato, deve funzionare anche in questa città. Sì, deve funzionare, ma io direi che senz'altro funziona già. Certo che tutto è migliorabile, e noi lavoriamo sempre per migliorare e migliorarci, però questa collaborazione in atto, soprattutto è una collaborazione interistituzionale, ci vede continuamente intorno al tavolo del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, insieme al Sindaco, alle forze di polizia, e abbiamo a cuore tutte le aree della città, e sia del centro città ma anche delle periferie, per garantire condizioni di sicurezza sempre migliori. La Montagnola è periodicamente oggetto di Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, noi qui abbiamo anche i militari di Strade Sicure che sono impegnati nella sorveglianza, nella vigilanza del parco, così come le forze di polizia continuamente si alternano e garantiscono una tranquillità che sta dando i suoi risultati, anche perché la Montagnola è al centro della città di Bologna, è un luogo bellissimo, un luogo di assoluta frequentabilità, di contemplazione anche, quindi è bello, molto bello, e va tutelato, va rispettato e va reso sempre più sicuro. Riccardo Bacchi Reggiani, allora cerchiamo di capire, è difficile, è complicato fare tutto questo, o anche in questo caso, diciamo, possiamo dare questo segnale che si può fare, si possono raggiungere questi risultati? Non è complicato, tutto diventa semplice quando c'è la volontà di tutti gli attori. Il comune si è seduto assieme a noi, erano 5-6 anni fa, adesso non mi ricordo comunque. E già quando Matteo, con il nostro sindaco, ha
lanciò una proposta e noi gli andammo dietro. Già da lì erano due gli attori, e noi, perché avere un presidio qua H24 ovviamente aiuta comunque far parte di un progetto che riguarda la nostra città, e poi aiuta avere un interlocutore sempre all'interno del parco col quale negli anni poi si è affinata un modo, una tecnica, e anche il programma che c'è adesso garantisce alla città all'interno del parco e quindi alla nostra terrazza, secondo me, qualità per tutti, a tutti i livelli. Quindi questo è un bel esempio di, secondo me, volontà, e la volontà, quando c'è da parte di tutti, insomma, i risultati arrivano. Allora, intanto sentirete entrare nei vari microfoni un po' i rumori della città, i rumori normali, quindi siamo sotto di noi, c'è via Indipendenza, quindi il rumore degli autobus, il passeggio, le persone, in questo momento su questa terrazza stanno cenando decine e decine di persone. C'è un parco della Montagnola, qui coinvolgo subito Rossella Vignieri, c'è un parco della Montagnola, c'è stato un bando, c'è stato il desiderio anche lì di affidare a qualcuno in qualche modo la gestione, la valorizzazione di questo parco, che è un parco bellissimo, meraviglioso, che purtroppo in questi anni abbiamo dovuto, come giornalisti, spesso portare alla cronaca, non per i fatti positivi ma per quelli negativi. Sta funzionando l'esperienza all'interno? Beh, direi proprio di sì. Noi come Arci sono ormai più di 10 anni che gestiamo il Parco della Montagnola e che proponiamo chiaramente quello che sappiamo fare, attività, iniziative, soprattutto culturali e sociali. Devo dire che c'è stato sicuramente, come diceva prima Riccardo, una svolta importante qualche anno fa, e la svolta è stata rappresentata proprio da una forte sinergia, una forte collaborazione che si è creata tra gli attori istituzionali, che è assolutamente fondamentale, tra le associazioni che comunque le realtà che già attraversavano e proponevano delle attività all'interno del parco e anche con le attività commerciali, come per esempio i portici hotel. Questa sinergia è un investimento, un importante investimento di risorse pubbliche sulla programmazione culturale all'interno del parco. Io credo che sia stata la ricetta assolutamente vincente, che ci ha permesso di riportare la Montagnola e anche, devo dire, aggiungo, la presenza e il presidio sicuramente delle forze dell'ordine è stato anche quello importante, perché ci ha permesso di vivere anche con molta più serenità e tranquillità. E io penso che in questo momento il parco sia un parco che è stato a tutti gli effetti restituito alla città. È molto frequentato, è attraversato da fasce di popolazione assolutamente differenti, ci sono i bambini, ci sono le famiglie, ci sono gli anziani, ci sono le badanti degli anziani, quindi è proprio un posto intergenerazionale dove ogni anno, ormai da diversi anni, proponiamo soprattutto nel periodo estivo una rassegna culturale che dura per tanti mesi. Abbiamo inaugurato da poco i primi di giugno, chiuderemo agli inizi di ottobre, proprio perché per noi è assolutamente fondamentale fare in modo che il parco sia sempre frequentato e che le proposte possano culturali e rivolte anche alle famiglie e bambini si sviluppino durante il corso di tutto l'anno, che sia un parco frequentato e vissuto durante tutto l'anno. Ecco, facendo poi, come dire, divertire le persone, stare bene le persone e far dormire le altre. Perché dico questo? Madrid già sorride, perché in realtà in alcune piazze di Bologna, pensiamo a Piazza Santo Stefano, so che ci sono tanti del comitato di quella zona che ci stanno seguendo, insomma sono un po' preoccupati, perché si fa fatica a conciliare chi si vuole divertire e chi vuole ovviamente dormire. Io so che Madrid, bisogna dare atto perché me lo dicono i comitati, è molto presente, non dico che abbia passato delle notti in Piazza Santo Stefano, forse quasi, però per capire dov'è il problema, come si fa a conciliare tutto questo? Sì, microfono, certo. Sì, certamente è un problema complesso e direi ovviamente anche annoso, perché Bologna è una città molto vitale, tra l'altro una città studentesca con un'importante università che accoglie 80.000 studenti, quindi insomma la vita c'è e lo sappiamo. Chiaramente quando la socialità, soprattutto nel fine settimana e nelle fasce serali e notturne, si concentra in uno spazio ridotto, chiaramente questo provoca tutta una serie di problemi che vanno dall'inquinamento acustico anche al, diciamo, a un
un uso dello spazio pubblico non corretto, pensiamo al tema dei rifiuti, no? Come troviamo le nostre strade dopo la movida, e tutta una serie di altre complicazioni che chiaramente poi attraggono anche dei fenomeni, possiamo dire ovviamente anche spaccio e altre situazioni. Certo. Noi su questo stiamo lavorando, ovviamente i residenti che io incontro periodicamente, il prossimo incontro è la prossima settimana, quindi tutti i mesi ci troviamo, stiamo lavorando su tutte queste problematiche, loro sono ben consapevoli che chiaramente nessuno ha la bacchetta magica, ma penso che possano aver colto un cambiamento di approccio e di volontà nel risolvere i problemi. Ci stiamo lavorando molto seriamente, chiaramente appunto le questioni non si risolvono dall'oggi al domani, ma i passi in avanti ci sono stati e vengono riconosciuti. E chiaramente, diciamo così, noi ci troviamo a vedere confliggere il diritto al riposo sacrosanto con il desiderio delle persone di divertirsi. Non sono due cose che si conciliano facilmente, quindi da questo punto di vista l'intervento della pubblica del comune di Bologna, ovviamente il raccordo costante, devo dire anche molto fattivo, con la prefettura, con il prefetto qui presente, anche con le forze dell'ordine qualora insomma se ne presentasse la necessità, è costante e l'attenzione non viene mai meno. Chiaramente in questo periodo le cose si acuiscono perché insomma il bel tempo invita ad uscire, la voglia di stare fuori. Ecco, ovviamente tutto questo passa appunto anche dal fatto che le persone che si divertono devono anche tenere presente che ci sono anche altri che manifestano il diritto appunto a riposare. Insomma, su questo diciamo così l'impegno non manca, devo dire, impegna anche buonissima parte della mia giornata. Il sindaco su questo dà le linee chiave di azione e nell'operatività quotidiana ce ne facciamo carico insieme a tutti i settori dell'amministrazione. Perché lavorare su questo significa coinvolgere tutto il comune, certo. Quindi parliamo ovviamente di manutenzione della città, di intervento della polizia locale, di interventi educativi, interventi sociali, quindi il tema della movida porta con sé tutta una serie di questioni che occorre affrontare in maniera complessiva. È un lavoro duro, l'obiettivo di questo mandato è certamente non silenziare la città, perché questo non sarebbe materialmente possibile in uno Stato democratico ovviamente, e forse neanche giusto, ma rendere le cose conciliabili. E chiaramente da quando i comuni hanno perduto la possibilità di regolamentare le licenze delle attività economiche, perché non spetta più al comune, quindi quando vedete proliferare in una zona molto piccola tante attività che magari sono attive la notte, che magari hanno un'offerta commerciale non proprio di qualità come quella che vediamo qui, eccetera, chiaramente su questo il comune non ha più leve normative per dire no, qui ci sono troppi locali notturni per cui occorre andare da un'altra parte. Quello che dobbiamo fare sono ovviamente politiche attive, quindi incentivare un'offerta commerciale di qualità. Chiaramente ci vuole la volontà anche dei privati di portare un'offerta di qualità, un'offerta anche culturale collegata, e quindi attrarre anche un pubblico che sia anche rispettoso delle esigenze degli altri. Perfetto, sul tema la buona movida, la mala movida, una delle primissime cose che lei ha detto arrivando a Bologna, no? Che qualcuno ha detto ma come, quindi cosa vuol dire che dovremo sopportare la movida? Però c'è una differenza importante. C'è sì. Matilde Madrid ha sottolineato benissimo gli aspetti che riguardano la movida, quindi tutto ciò che è legato a un mondo che non va contrastato con la forza, ma va accompagnato attraverso percorsi, progetti, iniziative, programmi che ha ben spiegato Matilde Madrid e con i quali noi diamo tutto il nostro supporto, il nostro appoggio, sia come prefettura, come rappresentante di governo, ma anche come presidente del Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica. E questo è da tenere ben distinto invece dalla mala movida, perché all'interno di questo fenomeno giovanile che va appunto accompagnato, che va guidato e che va appunto seguito, si annida purtroppo tutta una serie di fenomeni che sono fenomeni criminali, che vanno dallo spaccio di stupefacenti, alla vendita abusiva di alcol, al tentativo di deviare i giovani verso attività che nulla hanno a che vedere con il puro divertimento. Queste sono attività che vanno perseguite, fermamente perseguite e contrastate, e noi questo lo facciamo con estrema determinazione.
diamo sempre disposizioni in tal senso all'interno del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, e le forze di polizia presidiano le piazze la sera per contrastare questi fenomeni. Quindi su questo noi siamo veramente decisi. Quindi questi fenomeni vanno contrastati? Assolutamente, diciamo, sì. In maniera molto forte. Qui stiamo parlando di mala movida, che nulla a che vedere con... E sulla buona movida però, per, come diceva la Madrid, insomma, arginare, cioè mettere un po' d'accordo chi vuol dormire e chi vuol divertirsi. Beh, queste sono attività che il Comune sta facendo, un'attività che sta portando avanti egregiamente. Poi io sono qui da poco più di 4 mesi, quindi in un tempo relativamente breve ho potuto prendere atto di quanto il sindaco Lepore stia in prima persona facendo, l'ho già detto in altre circostanze, proprio per affermare il principio che la movida comunque deve essere una movida quanto più acculturata possibile, nel senso di rispettare quelle parti di popolazione che hanno diritto al silenzio, che hanno diritto a dormire, a riposare, e quindi su questo è vero, non si ha la bacchetta magica, ma si lavora con determinazione, certamente sì. Io sono convinto che proseguendo su questa strada ben spiegata da Matilde Madrid, i risultati si arriverà a risultati estremamente positivi, in breve tempo anche, sono ottimista. Insomma, intanto grande ottimista. Collaborazione, quindi questo è già un passaggio importante. Questo è estrema collaborazione, sì. Estrema collaborazione. Io voglio provocare un po' Riccardo Bacchiareggiani, cioè per questo punto di vista. Allora, come dire, manager, i portici qui sotto, all'ingresso di Via Indipendenza, potete venire a vedere, sono esattamente sotto di noi, sono puliti. Andiamo alla bottega dei portici, all'Academy, sotto le due torri, le risse avvengono nella parte più bassa di via Zamboni, e sotto di voi non succede. Ma non viene un po' una rabbia di dire, insomma, perché io devo sempre impegnare a pulire qui, nessuno, cioè non viene un pochino di... non arrivano i famosi 5 minuti, insomma, come... no. No, intanto come ci siete riusciti, perché qui i portici sono puliti? Sì, ovviamente leggere di queste situazioni non è piacevole, è la nostra città. La situazione del decoro qui da noi è ovviamente più facile da mantenere, utilizzare una politica attiva, cioè se c'è un segno sul muro nel nostro disciplinare deve sparire in 24 ore. Perché abbiamo notato che laddove spariscono c'è meno voglia di farli, perché poi alla fine c'è voglia di chi fa il graffito vuole che resti lì, deve farlo vedere. Se tu lo togli, e siccome questa è casa mia, inteso come mia città, noi abbiamo questo disciplinare e vediamo che funziona, questo è il nostro modo. Poi, ovviamente i locali o le attività produttive possono avere un ruolo attivo, se si vuole si può, ognuno può fare la propria parte, sempre avendo un modo corretto, perché poi le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, noi abbiamo una licenza del comune e facciamo quello che... Sarebbe bello sicuramente vedere salire la qualità, vedere aumentare la coscienza di tutte le persone, e comunque questa è casa nostra, quindi... Ma cosa chiede al prefetto e al capo di gabinetto, al comune? Cosa chiede, diciamo così, un privato, cioè uno che lavora quotidianamente e cerca di difendere e valorizzare queste zone? Ma io chiederò la stessa cosa, voi cosa chiedete a lui? Quindi alla fine, io, sì. Io veramente non ho molto... Tutti i giorni c'è una postazione... Il parco della Montagnola è qua, è una situazione protetta. Alla sera ognuno fa la sua parte, il comune ha fatto quello che doveva fare, e quando c'è stata un'esigenza è sempre intervenuto in un modo costruttivo. Penso che questa situazione, perché poi noi ricordiamoci, il parco della Montagnola è il parco vicino alla stazione. In tutta Italia, insomma, in tutto il mondo, il parco vicino alla stazione un po' soffrono, quindi se noi qua tutti insieme siamo riusciti a creare questo, penso che sia possibile se c'è lo sforzo da parte di tutti, le istituzioni, attività commerciali e attività culturali. Cioè. Matilde Madrid, cosa chiedete voi? Cosa può fare il comune? Cosa può fare il comune? Cioè no, cosa chiedete, diciamo, a chi si impegna? Poi sentiremo anche Rosella Vignera, ovviamente. Va bene, prima di dire questo, sì. Dico che cosa facciamo noi come amministrazione. Sì. Allora, intanto la prima cosa è che quando ci siamo insediati
il sindaco ha detto chiaramente che vuole imprimere un cambio di passo che si veda subito sul tema della bellezza della città e quindi della pulizia. Ovviamente questo può riguardare il tema dei rifiuti, certamente la pulizia della città, ma anche il tema dei porti, cioè dei muri, della pulizia dei muri e quindi del vandalismo grafico. Allora, sulla base di questo noi abbiamo aumentato le risorse per la pulizia dei muri a carico dell'amministrazione comunale. Una cosa che non tutti magari sanno, perché può sembrare un po' così strana, è che in teoria l'amministrazione, un ente pubblico, non può usare risorse pubbliche per pulire muri privati. Quindi questo bisogna che intanto ce lo diciamo. E quindi che cosa abbiamo fatto in tutti questi anni? Abbiamo cercato di incentivare delle forme per esempio adozione da parte dei condomini di abbonamenti per la pulizia periodica, no? A carico dei privati. Queste cose non si sono diffuse poi come avremmo voluto, per cui che cosa ci siamo detti anche con il prefetto? Studiamo un meccanismo, ovviamente legittimo, perché ci dobbiamo muovere all'interno della norma, per cui anche all'interno di una cornice normativa che ce lo consenta, di capire come insieme l'intervento pubblico insieme ai privati possa mantenere una città pulita, prevedendo magari uno sforzo iniziale dell'amministrazione più importante e poi una cura così di mantenimento, quindi una cura del cavallo subito e poi dopo un mantenimento. Ovviamente studiare una cosa che sia fattibile è una cosa abbastanza complessa dal punto di vista normativo. Con il prefetto ci stiamo ragionando, ovviamente la soprintendenza è ben coinvolta perché larghissima parte dei nostri muri sono dei beni vincolati e quindi dei beni storici, e quindi chiaramente anche con la soprintendenza stiamo ragionando ad esempio sul famoso protettivo, no? Che renderebbe la pulizia molto più agevole e rapida, perché appunto con questo strato ci consentirebbe ad esempio di pulire con un semplice solvente anziché dover tutte le volte ritinteggiare. E anche qui non è un'operazione semplice, perché questo protettivo cambia anche un po' come vediamo i muri della nostra città. Quindi ce ne sono di persone da mettere d'accordo alla fine? Ce ne sono tante. Capire, quindi, cioè non è proprio un passaggio così rapido e veloce. Sì. Certo, il desiderio, la volontà più che desiderio di vedere la nostra città bella e accogliente è una volontà che condividiamo tutti. Da lì al poterlo fare chiaramente dobbiamo costruire degli strumenti possibili in cui il comune farà la sua parte, questo non c'è dubbio, e con l'assessore Borsali e il sindaco ci stiamo lavorando internamente per poter arrivare ad una situazione che non sia quella che affligge oggi buona parte del centro storico, quindi su questo stiamo lavorando. Anche perché guardate, adesso ripeto, che si fosse collegato solamente ora, questa è la terrazza della Montagnola, la terrazza dell'hotel I Portici qui di Bologna, guardate che spettacolo, guardate che bello, guardate che colori, questi lampioni. Poi con Sergio Finelli nella parte finale della trasmissione ci racconterà anche un po' la storia di questo palazzo, la storia di questa Montagnola, però è bello poter vivere in questo modo la città di Bologna da questo punto di vista. Sui portici, prefetto, lei aveva trovato un modo per... No? Ma io sui portici sono perfettamente in linea. Anche Gianni ne spende di soldi per comunque ripulire e fare. Non è in linea con l'azione che sta portando avanti il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, che noi sosteniamo ovviamente con uno sforzo di vigilanza e di controllo da parte delle forze di polizia costante. Apprezzo molto le parole del direttore, perché sono in linea perfettamente con quella che è oggi la concezione di sicurezza. Una sicurezza che si definisce partecipata, perché vede sempre più il coinvolgimento di cittadini come parte attiva, come parte dinamica di un processo di vigilanza e di controllo. E anche dal punto di vista del mantenimento del decoro, lo sforzo che il cittadino, in questo caso l'hotel Portici, fa è encomiabile. In questa direzione ci dobbiamo muovere incentivando, e queste sono poi politiche del territorio, incentivando tutti questi sforzi che il cittadino fa e che possono essere poi premiati in qualche maniera. Allora, un po' di musica di sottofondo, Rossella Vignieri, così abbiamo l'occasione, perché adesso qui ai Portici ci sono questi 4 giovedì dedicati alla pizza e al cocktail. Voi questa sera avete una proposta, ma c'è tutto un programma, un cartellone ovviamente estivo, ma per dire che la musica che sentiamo in sottofondo, che non disturba, come vedete stiamo riuscendo a parlare serenamente e tranquillamente, siamo molto bravi, avremmo fatto un autocol clamoroso ovviamente, però c'è una rassegna che voi comunque, lo diceva in apertura, proponete. Sì, c'è una rassegna che è appunto inaugurato l'1 giugno,
quindi una rassegna molto varia, variegata, che cerca di rispondere ai gusti più svariati, per cui si passa dal funky al jazz al rap, quindi cerchiamo attraverso questa costruire una proposta culturale che intercetti i gusti dei giovani, ma anche di altre fasce d'età. C'è un'attenzione particolare anche per i bambini e le famiglie, perché comunque questo è stato sempre un parco frequentato dalle famiglie. Per tanti anni noi abbiamo proposto anche dei centri estivi che erano tra l'altro molto molto frequentati, che purtroppo abbiamo dovuto interrompere prima per la pandemia e adesso perché comunque è in programma, e questo credo che sia anche un altro tassello che va aggiunto nel percorso di rigenerazione della Montagnola. È in programma la costruzione di una nuova tensostruttura che non sarebbe più da definire una tensostruttura, sarà sicuramente una struttura molto più bella e molto più accogliente. Anche vi sono dei termini, abbiamo capito che la burocrazia comunque gioca un ruolo in tutto questo, mi sembra di capire. Quindi ok, sì, comunque una nuova struttura che sostituirà sì, la tenso che è stata qui per tanti anni e che aveva raggiunto la sua età, diciamo così, e che permetterà di permettere alle persone che frequentano il parco di partecipare a iniziative culturali non solo durante l'estate, perché un parco va vissuto tutto l'anno, ma anche durante il periodo invernale. Questo secondo noi è assolutamente un passaggio fondamentale. Allora, Riccardo Barchireggiani non si scoraggia, non bisogna scoraggiarsi, tra poco daremo anche lì a Sergio Fino, non bisogna scoraggiarci, cioè, mi sembra di capire. La puntata di questa sera, ricordo, questo programma si chiama Obeya, che vuol dire in giapponese grande stanza. Noi qui abbiamo una stanza gigantesca dove stiamo lavorando con tanti protagonisti proiettati verso ovviamente un obiettivo comune, cioè poter vivere la città in questo modo è un fatto bello e positivo, quindi deve essere veramente il desiderio e la volontà di tutti, su questo non ci sono dubbi, per cui mi fa piacere, come dire, che ci sia questa sintonia, questa voglia di lavorare, nessuno si deve scoraggiare. Allora io a questo punto io chiamerei in scena Sergio Finelli, guida turistica Bologna Discovery, che collabora ovviamente con noi, perché in ogni luogo dove portiamo il nostro format lui ci racconta un po' di storia. Sergio, allora lasciamo a te la scena e anche la telecamera, e guarda il pubblico e poi torniamo per i saluti finali. Sì, sono molto contento che ci sia questa attenzione verso la Montagnola, perché la Montagnola è un luogo importantissimo per la storia di Bologna. Ha visto crescere Bologna fin dal 1200, quando le autorità decisero di individuare questo luogo, che si trovava fra la seconda e la terza cerchia di mura, lo scelsero come foro boario, come mercato del bestiame. Era una zona, possiamo definirla, artigianale, di attività, di mestieri. C'erano corsi d'acqua che passavano, il canale di Reno, il canale Navile. C'era veramente tanto fermento e tanta vivacità. Forse il momento di maggiore vivacità l'ha avuto in realtà nel 300, mentre il Papa si trovava ad Avignone, aveva deciso di rientrare in Italia, diciamo quello che era l'Italia allora, e aveva prescelto Bologna. Bologna sarebbe stata sede papale, e quei resti che rimangono vicino all'attuale autostazione ci raccontano di un castello costruito 5 volte e 5 volte distrutto dai bolognesi. La prima volta in questo castello, dove sarebbe venuto il Papa, avevamo anche una cappella che era stata affrescata da Giotto, quindi avremmo avuto un capolavoro assoluto che ahimè venne distrutto. E poi Bologna continuava a crescere, si dotò del primo parco urbano nel 600 su questa collinetta che era cresciuta portando i resti del castello, ma non solo, di tutti i grandi palazzi che si costruivano a Bologna, macerie, scavi, terra di riporto, veniva portata qui, e a poco la terra è aumentata, è diventata la Montagnola, questa collinetta, quindi nasce sui resti delle costruzioni, castello, ma non solo, che l'hanno fatta diventare un luogo così caratteristico nel centro di Bologna. E nella seconda metà del 600, in Montagnola, venne creato il primo parco pubblico di Bologna. È strano pensare a questo, noi adesso siamo abituati a fruire del verde in maniera abbastanza diretta, abbastanza immediata. Fino alla metà del 600 non c'era un parco pubblico a Bologna.
si andava magari fuori porta, e allora era veramente fuori porta, bisognava uscire dalle porte della città che era ancora cinta di mura, mentre invece qui venne creato, su questa collinetta venne creato il primo parco pubblico della città. Seconda metà del 600 cominciano a girare le prime carrozze, ma poco a poco nell'800 verrà ancora migliorato e gli viene data la forma che ha attualmente. E ancora questo parco vede crescere Bologna, vede costruire Via Indipendenza, perché poco lontano da qui viene costruita la stazione dei treni, il nuovo che avanza, il nuovo mezzo per spostarsi. Siamo negli anni 50 del 1800 e Bologna capisce che ha bisogno di una strada diretta, un collegamento diretto che colleghi il cuore della città, quindi Piazza Maggiore, con il cuore dei trasporti, che era la stazione ferroviaria. E quindi viene creata questa lunga arteria che è appunto la Via Indipendenza. Su Via Indipendenza vengono costruiti numerosi palazzi molto interessanti, e nel palazzo dove ci troviamo adesso, che è il palazzo Maccaferri, quindi viene costruito alla fine dell'Ottocento, architetto Attilio Muggia, che è anche lo stesso che costruisce la scalinata del Pincio, quindi il biglietto da visita della città. Alla fine dell'Ottocento c'era già l'idea di rendere Bologna più bella, più accogliente, più ospitale, e quindi c'è questa sensibilità. Chi arrivava a Bologna col treno, scendeva, cominciava Via Indipendenza e si trovava immediatamente questa bellissima scalinata del Pincio, e si creava questo lungo rettilineo. Questa strada diventa il cuore della movida di Bologna dei primi del Novecento, quindi nascono i Café Chantant, e nel Palazzo Maccaferri viene creato l'Eden Kursaal, che era il luogo che veramente era il luogo più frequentato per tutta una serie di spettacoli. E, è interessante fare anche questo riferimento. Il Parco della Montagnola ai primi del Novecento stava perdendo un po' di importanza, perché nel frattempo era stato creato un nuovo giardino, che sono i Giardini Margherita, fuori porta, quindi fuori porta Santo Stefano. Con la, diciamo, con lo stabilimento di questo nuovo Café Chantant, insieme a tanti altri luoghi di divertimento, Via Indipendenza diventa una strada frequentatissima, piena di gente, e anche il Parco della Montagnola si rivitalizza, torna ad avere una nuova frequentazione. Poi ci saranno anni abbastanza bui, anni abbastanza tristi, anni in cui la Montagnola perde il suo appeal, il suo motivo di interesse, di attrazione, e quindi trovo che sia molto bello che adesso ci siano nuovamente degli imprenditori, come per esempio questo polo, questo Hotel Portici, che di nuovo ha portato, porta di nuovo gente. Mi piace molto questa sensibilità del comune, del prefetto, che cercano di nuovo di riportare nei percorsi, nei passeggi dei bolognesi questo luogo, perché ripeto, ha visto crescere Bologna, ha visto diventare grande Bologna, ed è fondamentale che di nuovo la Montagnola assista Bologna a farla diventare sempre più bella, sempre più viva e sempre più frequentata. Grazie a Sergio Finelli, guida turistica, che poi accompagna i turisti che noi stiamo chiedendo di venire in questa città a scoprire la bellezza di questi luoghi, li accompagna ovviamente nelle visite. Chiudiamo brevemente, Madrid, un messaggio quindi di teniamo botta, come diceva Bologna, sì? Ma sì, noi dobbiamo fare leva sulla nostra caratteristica più profonda, che è quella di saper stare insieme, quindi collaborare, la collaborazione è la chiave di tutto, e la volontà, certamente, come diceva Riccardo prima, ci vuole la volontà e la voglia di lavorare insieme. Questo è un invito che vale per le istituzioni, ma ovviamente istituzioni e cittadini, perché chiaramente la città è di tutti noi, è la casa di tutti, è la casa comune, va curata insieme. Prefetto, il messaggio deve essere questo. Certamente il messaggio deve essere questo, la leale collaborazione è la base su cui si fondano i rapporti interistituzionali, in particolare quelli tra prefetture ed enti locali. Quindi, e la prefettura c'è, cioè i bolognesi possiamo dire questa sera. La prefettura c'è tantissimo, e io ho un mio motto sulla scrivania, renditi utile, è il mio motto di vita, e quindi
penso che ci sia proprio, insomma. Allora, Rossella Vinieri, adesso la lasciamo tornare nel Parco della Montagnola, perché la collaborazione c'è, qui è tutto aperto, però bisogna poi tornare a vigilare. Grazie davvero per quello, grazie a voi, per quello che fate. Chiudiamo con Riccardo Bacchi Reggiani, grazie. L'invito ovviamente a venire a vedere, cioè questa sera abbiamo raccontato, diamo il microfono anche a Riccardo, perfetto, che tutto questo è vero, è reale. Le immagini bellissime che avete visto, tra l'altro, di questa terrazza, questi lampioni spettacolari, tutto il movimento che c'è, è tutto vero, è tutto vero. È tutto vero, siamo qui da 17 anni e veramente adesso siamo in un bel momento e penso che si debba lavorare per migliorare ancora. Però noi siamo qua e ci siamo tutte le sere. Facciamo un saluto, se posso, anche al gruppo Impera, che ricordiamo, no? Effettivamente, diciamo, poi la proprietà, e quindi questo è importante. Grazie, grazie davvero agli ospiti, grazie a chi ci ha ospitato in questa splendida cornice, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre venerdì prossimo, sempre alle 21, tanto on air quanto online, ma anche offline, perché siamo qui tornati anche noi in mezzo al pubblico ed è un fatto molto positivo. Grazie a tutti, grazie alla regia di Gabriele De Conto, grazie alle riprese di Massimiliano Ceccardi, una buona serata a tutti e godetevi questa città, con rispetto, ma è veramente bellissima e straordinaria. Buonanotte.